Dopo l'audizione secretata di Fabio Massimo De Rosa, marito di Sonia De Vito, si arriva dunque a quella di padre Federico Lombardi. Scorrendo i nomi dei consulenti presenti, in generale, forse non ne avevamo parlato, si nota il dottor Giuliano Mignini, quindi dal mostro di Firenze barra Perugia, alla vicenda di Emanuela Mirella. Sentiamo padre Federico Lombardi. Sono molto onorato di trovarmi in questa sede per poter dare un piccolo contributo su questo argomento. Io che cosa ho a che fare con questo argomento di cui voi vi occupate? Al tempo dei fatti io ero redattore e vice direttore della Civiltà Cattolica. Non avevo un servizio in Vaticano e per il Vaticano specificamente. Noi seguivamo l'attualità naturalmente per essere informati. Questi erano fatti importanti perché coinvolgevano anche il Santo Padre, ma a quel tempo io non avevo nessun compito specifico di approfondire, di relazionare e di seguire questo argomento. Ho ricoperto anche altri incarichi nella Compagnia di Gesù e quindi non seguivo in modo attivo i problemi di attualità. Sono tornato in servizio in Vaticano nel 1991. In particolare nel tempo in cui ero direttore della sala stampa, cioè dal 2006 al 2016, ho avuto più direttamente a che fare con il problema di cui qui si tratta. Come direttore della sala stampa, evidentemente era mio compito informare e rispondere sulle attività del Papa, sugli eventi, sugli insegnamenti, più in generale su attività e problemi attinenti alle istituzioni della Santa Sede e del Vaticano in generale, tenere i rapporti con i media accreditati e tramite essi con l'opinione pubblica. La mia istituzione di riferimento era la Segreteria di Stato. Nell'organigramma del Vaticano la sala stampa fa riferimento alla Segreteria di Stato, che era per me sia fonte di informazione per quanto riguardava le nomine e i testi del Papa, sia riferimento nel caso io avessi bisogno di informazioni e di indicazioni di pareri su quanto io pensavo di dire alla stampa. L'occasione in cui io cominciai a occuparmi direttamente della vicenda Orlandi è molto precisa e anche il mio atto principale in questa vicenda è molto preciso. Si tratta di una dichiarazione pubblicata sul bollettino della sala stampa il 14 aprile 2012 che ritengo importante e di cui continuo a riaffermare il valore. Io la considero attuale e non ho da cambiare nulla di quello che ho detto allora, 12 anni fa. Quello che forse è utile in questa sede è spiegare l'antefatto e il contesto, come io sono arrivato a pubblicare quella dichiarazione e perché. L'antefatto è molto chiaro ed è stato anche recentemente raccontato da Monsignor Georg Ganswein nel suo libro Nient'altro che la verità. Si tratta precisamente del fatto che Pietro Orlandi aveva chiesto di essere ricevuto ed era stato accolto molto bene e molto gentilmente da Monsignor Ganswein il 9 dicembre 2011. Orlandi aveva dato a Ganswein una copia del suo libro scritto con Peronaci, mia sorella Emanuela, che penso conosciate, e aveva parlato di una manifestazione di gruppo in piazza San Pietro per l'Angelus del 18 dicembre, chiedendo anche delle parole di saluto da parte del Papa al gruppo che sarebbe stato presente all'Angelus. Monsignor Ganswein, con il quale io avevo spesso occasione di incontro, mi chiamò dicendomi che voleva parlare con me di una cosa. Mi disse: è venuto da me il signor Pietro Orlandi, ma io della vicenda Orlandi so veramente pochissimo. Lo stesso valeva anche per il suo capo, che era il Papa Benedetto XVI, evidentemente. Inciso. Abbiamo già notato che Pietro Orlandi sembrerebbe, dalle sue dichiarazioni, peraltro è solo, presentarsi tutte le volte che cambiano le cariche. Chi subentra durante questi avvicendamenti è sempre più giovane rispetto a chi lo ha preceduto, magari viene anche da altri paesi e non è tenuto a conoscere la vicenda Orlandi perché non tutti si occupano di tutto. Magari la conosce, ma non è entrato mai in merito, non ne ha studiato o analizzato gli aspetti reconditi, ma Pietro sostiene di presentarsi da chiunque e chiedere interessamento e poi di ricevere naturalmente degli sdegnosi dinieghi. Ganswein è una persona in queste condizioni, ha fatto tutta una sua carriera che non implicava essersi occupato di Emanuela Orlandi.
Avanti. Quindi Monsignor Georg Gaswein parlò con me, mi diede il libro, mi parlò della manifestazione durante l'Angelus e mi chiese un parere, un orientamento, se avevo qualche informazione da dargli, qualche consiglio. Io che non avevo studiato in modo approfondito la vicenda, ne sapevo però certamente un po' più di lui. Gli spiegai di cosa si era trattato, qual era il contesto e mi offrì, non avendo io poi tantissime risposte specifiche da dargli, di leggere attentamente il libro che aveva ricevuto da Pietro Orlandi, di fargli un rapporto e di dirgli, alla luce di questo, quali questioni potevano essere eventualmente da approfondire o che atteggiamento assumere. Allo stesso tempo, Monsignor Gaswein, siccome si trattava di un Angelus in piazza, parlò della stessa questione con Monsignor Gloder, che era il monsignore che redigeva i testi del Santo Padre per le occasioni pubbliche, a proposito dell'eventualità di dire qualche cosa o meno durante l'Angelus in piazza. Gloder chiese anche a me un parere, visto che eravamo in buoni rapporti, e si concluse con un parere negativo sul fatto che il Papa dicesse qualche parola in pubblico. Qualche parola sull'argomento, evidentemente. Questo a motivo del fatto che l'atteggiamento di Pietro Orlandi a quel tempo si stava abbastanza orientando verso recriminazioni o accuse di omertà verso il mondo del Vaticano. Quindi, qualunque cosa il Papa avesse detto, sarebbe stato abbastanza difficile evitare poi un'utilizzazione impropria delle parole del Papa. La conclusione era: potevano fare tranquillamente la loro manifestazione, ma era meglio che il Papa non esprimesse nulla di particolare. Potesse essere interpretato come appoggio alla posizione che stava prendendo in quel momento Pietro. Inciso, vi ricordate? Pietro si fa seguire da una telecamera, appunto da uno smart, inquadrano il Papa che parla e non accenna alla questione Orlandi, poi la camera ritorna su Pietro che scuote sconsolato la testa come a dire: ma guardate un po', neanche questa volta se ne sono voluti occupare. Essendo completamente fuori tema, non contestualizzando la situazione che si era venuta a creare. Il Vaticano dice: ma come questo adesso va in giro soltanto a sputtanarci e vorremmo anche, vorrebbe anche che noi ne parlassimo per approfittare poi delle nostre parole e manipolando la sua uso e consumo, cosa che già fa da parecchio. Caritatevoli sì, masochisti no. Monsignor Gaswein mi consegnò il libro che è esattamente questo, è proprio quella copia esatta. Io l'ho presi e lo lessi con molta attenzione, potete vedere le note scritte a matita. Feci un'attenta relazione, 3 pagine dattiloscritte, in cui spiegavo l'atteggiamento di Pietro, la comprensione per la situazione vissuta dalla famiglia, i vari punti trattati nel libro in modo abbastanza articolato. Alla fine aggiungevo le domande sui punti che a me a quel tempo non erano chiari. In questi termini riferivo a Monsignor Gaswein. Leggendo di questa vicenda, io mi interrogo su questi punti, su cui non ho una risposta, perché non l'ho studiata in modo approfondito. Qui naturalmente per inciso, Lombardi è molto modesto, il suo approfondimento è certamente superiore a quello di tutti gli altri che abbiamo sentito finora. Però lui dice: non l'ho approfondito da studioso, ma da persona che doveva informarsi sulla vicenda. Se lei ritiene, possiamo continuare ad approfondire questo argomento. Preparai questo testo e glielo inviai riservatamente via mail all'inizio di gennaio. Il 22 febbraio, guardando per caso la trasmissione Chi l'ha visto, io vedo Pietro Orlandi che, il mio appunto in mano, lo legge e lo commenta nel corso della trasmissione. Io allora prendo il telefono e alle 10 di sera chiamo Monsignor Gaswein chiedendogli se avesse dato quell'appunto a qualcuno. Lui mi rispose che non l'aveva dato a nessuno e siamo caduti dalle nuvole, sia lui che io. Quindi, per inciso, la domanda che ormai ricorre è in che modo Pietro Orlandi e altri del suo circondario ricevano certi documenti, veri o falsi che siano, perché a questo punto sorge il dubbio di un trafugamento ed è molto grave. Buon per qualcuno che il Vaticano non sia manettaro, non sia forcaiolo, perché già lo Stato italiano comunque perseguirebbe per questo, indagherebbe. Questo appunto ho poi visto che era stato anche anticipato dall'ANSA con un dispaccio dal titolo I dubbi di Padre Lombardi, che
Io effettivamente facevo le mie domande su questioni a cui in quel momento non sapevo rispondere. Inciso, cosa stiamo notando? Stiamo notando che all'ANSA arrivano comunicati, come già negli anni 80, nell'83, e chi li può aver mandati se non chi aveva in mano un documento di questo genere? E l'aveva avuto chissà in che modo? Direi che i due paralleli. Le due vicende in parallelo potrebbero persino rispondersi a vicenda, no? Poi la situazione andava avanti. Ricordo che qualcuno dei colleghi giornalisti mi disse: sei una persona onesta perché abbiamo visto un tuo appunto dove ti fai delle domande. Ecco, però, tra parentesi, non è che questi giornalisti poi lo dicano nelle trasmissioni, se ne guardano bene. Quindi io ne uscii abbastanza bene con i miei colleghi. Il 22 febbraio dunque viene reso pubblico il mio appunto riservato. Nel libro di Nuzzi, Sua Santità, che uscì invece un po' dopo, nel maggio dello stesso anno, vi era invece l'appunto di Gloder che scriveva: ho parlato con il padre Lombardi. La nostra opinione è che forse è meglio che il Papa non parli pubblicamente in occasione dell'Angelus del 18 dicembre. Poi gli eventi sono andati avanti abbastanza rapidamente, nel senso della identificazione della fonte di divulgazione di questi documenti e di moltissimi altri. Perché questa è solo la goccia di una massa molto più ampia. Scusate. Per curiosità, forse vi interesserà sapere che questo episodio del mio appunto trafugato fu per Monsignor Gaswine il punto di partenza per capire che era nel suo ufficio che le cose non funzionavano. Quindi, da questo punto di vista, questa vicenda ebbe anche una certa utilità. L'appunto che è stato poi pubblicato è qui. Per chi lo vuole, lo do senza problemi, non c'è assolutamente nulla di segreto, è un appunto che avevo fatto per Monsignor Gaswine, quindi era fatto per lui e non per essere divulgato, anche perché era interlocutorio, in quanto io gli dicevo ci sono queste domande a cui non so rispondere. Approfondiamo, io sono disposto e se lei mi dice di farlo, noi approfondiamo. Questo per spiegare il contesto in cui, dopo questa pubblicazione anche del mio appunto e delle mie domande, io mi dissi che queste risposte dovevo cercarle, perché diventava abbastanza necessario, anche da parte mia come direttore della sala stampa, avere una posizione chiara, fondata, sicura dal mio punto di vista, per assumere una posizione che potesse essere anche utile per la Santa Sede e per l'opinione pubblica. Così nasce la dichiarazione del 14 aprile, che è il risultato delle ricerche che io feci in quel periodo, proprio per rispondere ai dubbi che io stesso avevo in base al primo approccio al problema. Devo essere molto chiaro, io non mi posi il problema di rifare l'indagine sulle vicende e sulla situazione Orlandi. C'era la magistratura italiana per questo, con i suoi compiti. Io ero responsabile, come direttore della sala stampa, di dare delle risposte su delle questioni di mia competenza. Dire se il Vaticano aveva collaborato o non collaborato, se il Vaticano nascondeva o non nascondeva. Questa era la mia competenza, non riferire sulla pista della Stasi o altro. A questo pensavano altri, io non sarei stato assolutamente in condizione di farlo. Per inciso, perché oggi diventa una colpa non parlare delle cose che non si conosce, che non si conoscono. Oggi bisogna parlare soprattutto delle cose di cui non si sa niente. Avanti. Quindi il mio obiettivo era molto preciso e le domande che feci in quel periodo riguardavano questo. Il Vaticano ha collaborato? Sì? No. Come? Il Vaticano nasconde dei documenti importanti? Sì o no? Anche in coscienza io sentivo di dover prendere posizione seriamente su queste questioni. Il risultato è la dichiarazione che è pubblica da 12 anni. Non tocca a me rileggervela integralmente, la potete trovare da 12 anni su internet. Metto in rilievo alcune cose, in primis come avevo proceduto. Le fonti e i principali colloqui che ebbi, che avevo trovato molto importanti, erano il cardinale Re, che all'epoca era vivo, a differenza di Casaroli, mentre Martinez Somalo aveva un po' perso la lucidità. Poi, per inciso, Pietro Orlandi cita tra coloro che dovrebbero attestare certe fantomatiche verità, cita re che non c'è più. Vi rendete conto? Oh no! Perché e qui è, diciamo, una questione allucinatoria, cioè che dà le allucinazioni poi a chi cerca di capirci qualcosa. Avanti. Il cardinal Re quindi era la persona presente a quel tempo in segreteria di Stato, con una certa
autorità, perché era l'assessore che poteva dirmi che cosa dal suo punto di vista era stato fatto o non era stato fatto. Io con Re avevo un rapporto di fiducia, erano 20 anni che lavoravo in Vaticano, quindi trattavo con le persone con una certa naturalezza e fiducia e senza dover aspettare mesi per avere un appuntamento. Quindi Re era la fonte per quanto riguarda la segreteria di Stato dall'interno al tempo dei fatti, mentre dalla torre il presidente del tribunale lo era per quanto riguardava la questione rogatorie e le questioni di carattere giuridico di collaborazione con lo Stato e la magistratura. Io ho ritrovato per caso degli appunti del 3 e del 4 aprile di quell'anno, quindi stiamo parlando di quegli anni. Non di anni precedenti, ecco, vi ricordiamo che il dirigente di Natalina Orlandi era mancato nel 2009, che era appunto giudice unico Vaticano. Io ho ritrovato per caso degli appunti del 3 e del 4 aprile di quell'anno dei miei colloqui con Re e con Dalla Torre. E con diverse altre persone con cui parlai, di cui adesso però non ricordo il nome. Certamente, per quanto riguarda la Segreteria di Stato, ebbi una buona collaborazione anche con Monsignor Wells, che era l'assessore di quel tempo, con cui trattavo continuamente per le questioni degli abusi sessuali negli Stati Uniti. Io avevo a che fare giorno e notte con Wells e potevo parlare con lui tranquillamente, anche di che cosa poteva esserci o non poteva esserci in Segreteria di Stato. Ciò senza chiedere di rileggere tutti i documenti. Attenzione, io avevo un obiettivo, una prospettiva e una competenza mia. Non dovevo rifare la dettagliata analisi di tutto. E quindi, per inciso, sono cose che sa chi lavora e non ha mai fatto nulla nella vita, non conosce la catena di comando. Redassi dunque questo testo della mia dichiarazione del 14 aprile. La redazione mia, ma naturalmente io presentavo questi testi alla Segreteria di Stato quando erano importanti per avere un'approvazione ed una via libera se erano impegnativi. Per quanto io ricordi, mi fu approvato senza particolari discussioni. Non mi dissero questo non si dice, questo bisogna dirlo diversamente, ma poi per inciso sarebbe stato anche normale perché ogni sala stampa aggiusta i comunicati, ogni comunicatore sta attento a quello che dice, ritocca per non urtare sensibilità, per non dare spazio a equivoci. Avanti. Mi sembra che il testo finale fu più o meno quello che io avevo redatto e che fu considerato adeguato. Del resto lo firmavo io. Non era un comunicato della Segreteria di Stato formalmente, ma mio come direttore della sala stampa. Rilevo qualche punto rilevante, anche se poi potete leggere tutto il testo. Io insisto sull'impegno personale del Papa. Il Papa è intervenuto 8 volte in pubblico in favore di Emanuela, ricordando la situazione, invitando a pregare, rivolgendosi a chi fosse responsabile. 8 volte non è poco. Il Papa compì anche altri atti, andò a trovare la famiglia per Natale, poi fece avere un lavoro allo IOR a Pietro. Insomma, diversi atti manifestavano una sua attenzione, un suo coinvolgimento diretto, che evidentemente portava con sé anche il coinvolgimento dei suoi collaboratori. In Vaticano, infatti, se un papa, in questo caso come Giovanni Paolo II, aveva una posizione molto chiara, i collaboratori seguivano. Quindi Casaroli e Martinez Somalo, il suo sostituto, presero con molta serietà la questione. Ricordo che Casaroli, come sapete, accettò che una linea riservata diretta da parte di chi avesse avuto dei messaggi da mandare dai rapitori arrivasse direttamente a lui e non ad un suo collaboratore. Ancora, l'autorizzazione al controllo del centralino e delle linee telefoniche ed anche il telefono di casa Orlandi. Il rapporto delle autorità italiane inquirenti direttamente con gli Orlandi, senza dover dipendere da nessun altro intermediario. Attenzione, per inciso, quindi controllo delle linee telefoniche e anche del telefono di casa Orlandi. Questo è molto importante, ecco, relativamente, per esempio, a quello che riferisce Mario Meneguzzi sulla registrazione delle telefonate. Se erano sotto controllo. Potevano e potrebbero tuttora, se hanno conservato le registrazioni, rivelarci qualcosa che magari alla famiglia non interessa rivelare. Perché, ricordiamolo sempre per inciso, il Vaticano ha avuto sempre un atteggiamento protettivo verso questa famiglia. Quindi, continuo qui, tutta una serie di particolari che manifestano, a mio avviso, una vera volontà di collaborare.
La posizione non era di dire ci difendiamo oppure state fuori, bensì quello che possiamo fare lo facciamo. Scusate, un po' di raucedine. Tra l'altro io, come direttore della sala stampa, dopo ho potuto consultare l'archivio della sala stampa. Non che vi fosse chissà cosa, ma c'erano tutte le dichiarazioni del Papa e anche le dichiarazioni verbali di Panciroli e di Don Pastore, che era il vice direttore di Panciroli. Dichiarazioni del direttore della sala stampa a proposito della linea telefonica, del numero comune e del codice, sul fatto che era stato dato un appuntamento a chi volesse mettersi in contatto. Ma la telefonata non era arrivata. Poi era arrivata con molto ritardo e il magistrato se n'era già andato. Sono tutte cose dette alla sala stampa pubblicamente dal direttore e dal vice direttore. Quindi non è che vi fosse un clima di non collaborazione. Il clima che a me risulta era questo: noi collaboriamo finché possiamo, poi quello che si ottiene è un altro discorso. Nel colloquio con me, Monsignor Re fu molto chiaro, lui questo lo ha ripetuto a diversi giornalisti varie volte. Non è quindi un segreto che vi fosse questa volontà e disponibilità a collaborare. L'altra cosa che lui aggiunge, di cui io parlo, è che l'idea prevalente a quel tempo in Vaticano era che effettivamente il sequestro, se sequestro era di Emanuela, fosse collegato in qualche modo alla situazione dell'attentato al Papa, ad Ali Agca, ai suoi interrogatori e alla sua carcerazione. Quindi che fosse collegato alla pista dell'attentato e di Ali Agca. Questo, dice Re, è quello che effettivamente molti di noi pensavano a quel tempo. Presidente, Padre Lombardi, quando dice a quel tempo, intende all'epoca della scomparsa di Emanuela? Lombardi, sì certo, d'altronde i messaggi, come sapete, erano in buona parte proprio su questo e fornivano l'indicazione che quello fosse uno dei motivi. Su questo però non si venne ad avere, come diceva appunto anche Monsignor Re, e come voi sapete molto bene, nessun elemento così sicuro e concreto per dire che quella era la pista e il collegamento era quello. Re dice che effettivamente per lo più loro pensavano che quello fosse il contesto in cui si era realizzata la scomparsa. Per quanto riguarda la collaborazione giuridica e documentale, io ho ritrovato le risposte che venivano date sulla trasmissione di documenti al dottor Sica o alla polizia presso il Vaticano. In particolare, questo fu l'oggetto della mia conversazione con il giudice Dalla Torre sulle risposte alle rogatorie, soprattutto sulla seconda fase delle inchieste, quella degli anni 90. Una delle cose che sono state spesso dette e ripetute è che il Vaticano non rispondesse alle rogatorie, alle domande fatte. Non so se avete conosciuto il giudice Dalla Torre, un uomo per me di livello tecnico e morale superiore. Egli era molto toccato da questo punto perché sosteneva che non fosse assolutamente vero. A tutte le rogatorie che avevano ricevuto, loro avevano risposto. Vi erano state tre rogatorie in quella fase dell'inchiesta ed era stata data risposta a tutte e tre. Io mi sono fatto dare dalla Segreteria di Stato le date delle note verbali con cui venivano mandate le risposte e le ho messe nella mia comunicazione. Quindi giorno tale, numero di protocollo tale, per inciso questo vale per tutti gli atti, anche quelli italiani. Se non c'è un numero di protocollo, può essere un atto informale, una registrazione, un oggetto, un timbro. 3 volte sono state mandate le risposte dal Vaticano alle 3 domande di rogatorie italiane. Altra questione è se le risposte che vengono date piacciono o no e se le si ritenga esaustive o soddisfacenti. Io ricordo una bella intervista del dottor Marrone, uno dei 3 giudici che faceva le rogatorie insieme a Dalla Torre e Bonnet. Marrone, appunto, dicevamo prima per inciso, il capo di Natalino Orlandi, alla Camera. Marrone, anche lui uomo squisito e anche lui ora in paradiso, dice: guardate che noi rispondiamo, poi che le risposte piacciono a quelli che ci hanno mandato le domande, questo io non posso garantirlo. Però non ci venite a dire che noi non abbiamo risposto alle domande. Noi alle rogatorie abbiamo risposto. Io ricordo che proprio quando mi occupavo della vicenda, quindi nel 2012, era stata di nuovo rivolta l'accusa al Vaticano di non aver risposto a una rogatoria sullo IOR. Ricordo che se ne era discusso in sala stampa e quindi io ero interessato alla cosa. Le autorità italiane, puntualmente richieste di informazioni, riconobbero che in effetti non erano state mai mandate, ma il racconto corrente era che il Vaticano non aveva risposto alle rogatorie sullo IOR. Cioè, era stata diffusa questa voce. Questo non c'entra niente con il nostro caso. Il
Ma è per dire che per quanto riguarda la discussione sulle rogatorie, i giudici del tribunale, che io ho conosciuto bene, con cui ho avuto grande rapporto di stima, hanno detto di aver sempre risposto e che per prassi il Vaticano risponde. Dalla Torre mi fece l'esempio di un caso in cui non avevano risposto a una richiesta di rogatoria, ma per problemi di giurisdizione, per inciso, ve l'avevo anticipato un po' di video fa, a volte non è rispettato un protocollo, non è rispettata una modalità e per questo non si può rispondere. Si trattava di un incidente avvenuto in Piazza San Pietro sul Sagrato, dove la giurisdizione era dello Stato Vaticano. Pertanto eravamo noi che ce ne occupavamo, diceva Dalla Torre, e non c'era da rispondere a delle rogatorie. Sulle rogatorie ricevute sul caso Orlandi, invece, hanno risposto perché questo è quanto saputo dalle persone di cui ho piena stima e fiducia. Nella nota io ho inserito anche quali sono state le persone interrogate nelle rogatorie. Vi è la lista completa: Casaroli, Martinez Somalo e le altre, che erano quelle richieste dalle autorità italiane. Io per inciso vorrei dire però, perché le autorità italiane non sono intervenute a precisarlo? Perché riguardava anche loro. Si è lasciato credere. Avanti, un ultimo punto su cui avevo discusso con Dalla Torre è importante. Si era detto più di una volta che i magistrati vaticani non avevano permesso ai magistrati italiani di interrogare loro in Vaticano le persone e che i magistrati vaticani hanno voluto interrogarle loro. Questa sarebbe stata una mancanza di collaborazione. A tale obiezione Dalla Torre puntualmente mi fece vedere l'articolo della Convenzione internazionale sulla collaborazione in materia di giustizia penale, dove si dice che lo Stato che riceve le rogatorie può interrogare lui e non è affatto tenuto a far interrogare dallo Stato che domanda. Cioè, non è tenuto, per inciso, può farlo, ma non è tenuto. In quel caso avevano tenuto ad affermare la competenza per quanto riguardava gli interrogatori delle persone che stavano in Vaticano. Ma non era una mancanza di collaborazione, quindi per inciso vi ricordo l'esempio che vi ho fatto in un video per quanto riguarda il caso Mario Biondo. Quindi la vedova viene interrogata in Spagna per cominciare e non certo in Italia. In Italia non si è mai presentata, e, anche perché poi non c'è stato un dibattimento. Viene interrogata dai giudici italiani su concessione del giudice spagnolo che però ogni tanto interviene a correggere il tiro, ma lì soprattutto perché l'interrogata si irritava spesso. Però è così che funziona. Continua qui. Vi sono evidentemente anche altri elementi. La collaborazione non riguarda solo le rogatorie, ma anche altri contatti o altre domande meno formali. Non sono evidentemente io in condizioni di riferire su tutti i particolari, ma mi risulta che anche su questo vi sia stato uno scambio e una collaborazione seria. Ad esempio, sulla famosa questione dello zio, io quando me ne sono occupato ero consapevole che era stata una delle piste possibili, che anche su questo c'era stato un contatto, su cui anche più recentemente Didi mi ha fornito degli elementi. Il mio compito però era di capire se si era collaborato. Non dovevo andare a ridiscutere tutte le piste nei loro particolari. Quindi io dissi che non volevo vedere tutti i documenti, che mi bastava che la Segreteria di Stato e Wells, con i suoi collaboratori, mi assicurassero che quelle erano le rogatorie che erano state mandate. Perché per inciso funziona così. Chi viene investito di un compito non deve rivedere tutta la questione, si rivolge a chi l'ha trattato, se ne fida, perché comunque se ne deve fidare. Casomai quell'altro risponderà, sull'assicurazione che ha dato e che ha fornito e su quello che conosce. Avanti, nella nota faccio un riferimento un po' discreto al fatto che io non ebbi nessun'altra indicazione su piste su cui in Vaticano ci fossero particolari informazioni. Io pensavo in particolare alla questione spesso citata dei ricatti connessi allo IOR e ai finanziamenti di Solidarnosc. Non so se ne abbiate sentito parlare, è una delle tante piste possibili. Su questo io chiesi esplicitamente sia al re, sia Dalla Torre, sia ad altri, se c'era stato qualche elemento concreto che potesse far pensare a questo. Mi dissero che, tutti che su questo non avevano avuto assolutamente nessun elemento, mentre per la pista dell'attentato ad Agia vi erano state le considerazioni che ho ricordato prima. In merito non ebbi nessuna forma di eco che ci fosse stato qualcosa di concreto. In conclusione, l'atteggiamento di voler collaborare c'era stato. La collaborazione concreta, anche in dialogo con la magistratura e la fornitura dei documenti, c'era stata. Per
Nessuno mi diede il minimo sentore che vi fossero da qualche parte documenti importanti, segreti, nascosti da chissà chi. Quindi non ebbi assolutamente alcun elemento che potesse confermarmi che ci fossero dei segreti non comunicati importanti per la vicenda. Io concludevo che la posizione delle autorità vaticane era sempre stata quella di collaborare e che erano disposte a collaborare. Concludevo anche dicendo: in questo periodo si sta parlando da tutte le parti della sepoltura di Renatino De Pedis nella Basilica di Santa Apollinare e in trasmissioni come Chi l'ha visto si dice che era arrivata una telefonata su questo. Io allora ho detto, come avevo accennato anche a George Gasvain, di dire chiaramente che andassero a verificare, smettere di continuare a chiedere chissà che cosa c'è nella tomba di De Pedis. Andate, aprite, vedete cosa c'è e cosa non c'è. Noi non abbiamo nulla da nascondere, non abbiamo nessun motivo per dire che non bisogna farlo. Questo personalmente era il mio atteggiamento, che fu condiviso. Quando io scrissi la conclusione della nota in questo senso, non ebbi nessun tipo di obiezione di nessun genere. Tra l'altro io facevo il mio mestiere, non governavo il Vaticano, non sapevo del contatto tra Gianni e Capaldo, perché per inciso quando Pietro Orlandi relazione fa di tutta erba un fascio, di tutti argomenti un mucchio, li riunisce come se fossero consecutivi e come se tutti dovessero conoscere quello che fanno gli altri. Perché con questo ragionamento lui dovrebbe sapere tutto di quello che era accaduto in Vaticano, tutto ma proprio tutto, no? Perché era un cittadino vaticano, noi per fortuna ragioniamo con maggiore lucidità. Avanti. Non ero informato, non toccava a me dire alla gendarmeria cosa doveva fare, però il contesto era questo. Il Vaticano diceva: se c'è tanta discussione o tanto interesse su che cosa ci può essere nella tomba di De Pedis, se ci sono degli elementi, vadano ed aprano. Che cosa volete da noi di più? Non si dica che è il Vaticano che nasconde e che non vuole, perché non è assolutamente così. Io so che qualche anno dopo hanno chiesto di aprire qualche altra tomba, non è che credessi molto nel fatto si potesse trovare qualcosa, ma questo è un altro discorso. Come prova ulteriore di disponibilità alla collaborazione e di non avere nessuna intenzione di negare accessi a informazioni, la conclusione era: si ispezioni e si veda quello che c'è. Se poi dopo si porta via la salma di De Petis e si risolve anche il problema della normale vita di questa chiesa, va anche bene. Io pubblicai questa nota, i colleghi lo sapevano, ricordo che l'avevano letta. Dopo io non feci molte altre attività per essere onesto. Mi pareva di aver fatto la cosa più essenziale, di aver preso una posizione chiara sulle due domande. In seguito però continuai ad avere alcuni elementi a motivo degli ami che avevo gettato per cercare delle informazioni sulla situazione, di cui però non ritenni più il caso di parlare. Per fare degli esempi, su cui adesso non ho documenti da portare, quindi si può chiedere eventualmente a Diddi se risultano, una delle cose di cui parlava Pietro Orlandi era un preavviso dei servizi francesi che metteva in guardia, preavviso che poi sarebbe stato disatteso. Invece a me risultò già quel tempo, anche se non sono in grado di documentarlo, tra parentesi, neanche Pietro. Mi risulta che vi fosse stata una risposta da parte delle autorità francesi interpellate esattamente su questo, che diceva che non c'era stato un preavviso da parte loro. Idem può dirsi circa la spiegazione su un'altra voce riguardante Raffaella Gugel, una delle ragazze che si diceva somigliante a Manuela e sarebbe stata pedinata. Anche su questo ebbi allora delle spiegazioni che mi sembravano sufficienti, nel senso che quella non era una pista da seguire. Io adesso non ho più documenti per affermare tali cose in modo documentato, quindi vi dico che erano informazioni su cui avevo ricevuto degli elementi di riscontro che probabilmente si potrebbero avere anche adesso, ma non più da me. Ora, per inciso, è chiaro che più sono lontani gli avvenimenti, più difficile trovare i riscontri. E quindi è stato molto opportuno tacere per tanti anni e estrarre certi argomenti dal cappello a cilindro dopo 20-25. Quando sai che sarà ben difficile documentare, perché si immagina che anche lo Stato di Città del Vaticano, come altri, faccia degli scarti d'archivio. A quel punto, se ci sono veline, le butta via, non pensando mai che potrebbero essere utilizzati in seguito. Magari, appunto, adesso le procedure sono cambiate e gli atti saranno scannerizzati, ma non li trovi più, e quindi chiunque può strillare quello che vuole. Avanti. Altra questione che valeva la pena di affrontare era quella relativa ad Aliaga Già. Proprio in quel periodo uscì una delle tante autobiografie di Aggià dove diceva veramente di tutto e di più. Il titolo era Mi avevano promesso il paradiso ed uscì il 31 gennaio del 2013.
Di questo libro mi interessai perché in esso, oltre a citare anche me, in quanto venne pubblicato dopo la mia dichiarazione, lui proponeva la pista islamica, sostenendo di essere stato incaricato di uccidere il Papa da Khomeini, personalmente, in una notte che lui descrive. Anche per quanto riguarda Emanuela, secondo lui la pista era quella iraniano-islamica. Egli così afferma, anche se non approfondisce tantissimo. Io mi diedi da fare per dare una valutazione di questo libro, anche perché in esso vi erano tanti altri punti che riguardavano Giovanni Paolo II. Svolsi quattro verifiche precise su quattro punti che riguardavano il Papa. Una era sul colloquio tra Giovanni Paolo II e Aggià durante l'incontro in carcere, che viene riportato da Aggià in un certo modo. Monsignor Zivis, che era l'unica persona ad aver ascoltato tale dialogo, smentì completamente la ricostruzione di Aggià. Vi erano poi due riferimenti a lettere che Aggià avrebbe ricevuto da Giovanni Paolo II e dall'allora cardinale Ratzinger, cui lui aveva scritto, sostenendo che poi le aveva distrutte. Naturalmente, né Giovanni Paolo II né Ratzinger gli avevano mai scritto, di questo ebbi la certezza totale. Da ultimo, ho verificato se fosse vero che Navarro Valls, vi ricordate per inciso, portavoce Vaticano all'epoca, aveva parlato meno della pista islamica. Navarro Valls, che era ancora vivo a quel tempo, mi disse che non ne aveva mai parlato, che non aveva mai sentito nulla circa una pista islamica che riguardasse l'attentato a Emanuela. Io pubblicai una nota su Radio Vaticana che trovate su internet con le smentite precise di questi quattro punti, sulla base delle risposte che avevo avuto dalle persone interpellate attendibili. Io intervenni ancora una volta sulla vicenda, poi terminai il mio compito e cambiò anche il pontificato. Avvenne nel corso di un'intervista al TG2 a proposito di una delle tante manifestazioni organizzate da Pietro Orlandi in memoria della sorella. Lì ottenni la mia posizione, che era di dire che si può benissimo pregare, che ad una riunione di preghiera tutti aderiamo, ma che se si voleva continuare a lasciare intendere un intenzionale occultamento di informazioni, questo assolutamente non lo potevo accettare. Per inciso, ciò che accade quando i seguaci, i fan, dicono vi aspettiamo tutti a Piazza San Pietro, per cosa? Per insultare? Per calunniare? Per urlare stupidaggini? E decliniamo l'invito. Avanti. Ribadì che mi sembrava una tesi non fondata, perché non si facevano nomi né si davano indicazioni precise. Mi sembrava invece una cosa anche calunniosa nei confronti delle persone coinvolte e quindi non lo potevo accettare. Presidente, nella sua relazione ha già risposto a molte domande che avrei voluto porle. Tra l'altro, colleghi, informalmente, mentre padre Lombardi parlava, abbiamo inviato a chi non l'avesse copia del bollettino del 14 aprile 2012. Rileggendo quanto da lei ricostruito e anche scritto nel libro, da lei prima citato, dell'attuale nunzio apostolico Gaswine, si arriva alla conclusione che presso la Segreteria di Stato esiste effettivamente un fascicolo relativo al caso di Emanuela Orlandi, nel quale sono confluiti nel tempo ritagli di giornale, ma anche documenti scambiati con le autorità italiane. Per esempio, l'Ispettorato Generale DPS del Vaticano, l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, il Ministero degli Esteri, per quanto riguarda le autorità italiane, la magistratura, le forze di polizia e di sicurezza, i verbali dei vari testimoni sentiti tramite le varie rogatorie e le stesse risposte poste ai quesiti, di cui anche ci ha parlato lei, che i giudici italiani tra l'86 e l'85 avevano posto. Questa ipotesi è corretta o no? Lombardi, sì certo, questo lo dico esplicitamente. Presidente, in questo caso la domanda è se, a suo parere, i documenti di questo fascicolo della Segreteria di Stato sul caso Orlandi siano stati tutti condivisi con le autorità italiane. Lombardi, la mia risposta è implicitamente sì. Nel mio testo vi dico addirittura la data in cui li hanno mandati, per cui se volete verificare dovete andarli a cercare. Questo, la parentesi è giusto, cioè non è che adesso vengo e ve li leggo tutti, cercateveli. Perché l'altro interlocutore Orlandi, Pietro, parla da anni, non fornisce mai non dico una prova, un dato. Ecco. Io vi dico quali sono i dati da andare a consultare, che è quello che poi fanno i ricercatori. Ipotizzo, se io, che in commissione non ci sia gente che abbia voglia di fare questo lavoro, eppure i compiti dovrebbero essere divisi e qualcuno dovrebbe effettuare il lavoro pesante, perché prima o poi bisognerà leggere queste cose.
Avanti, andate a chiederle a loro però, piuttosto che sostenere che siamo noi che ve le stiamo nascondendo. Per quanto riguarda la prima parte della documentazione, cito la risposta che è stata data sulla trasmissione al giudice Sica e alla polizia presso la Santa Sede. Un altro elemento cui avevo accennato, ma non so se fosse nelle rogatorie come tali o nell'altro scambio, riguardava la pista dello zio, che a me risultava essere nota alle autorità italiane. Quindi non è che fosse nascosta dal Vaticano, anche per questo io non avevo nessun bisogno, nessun diritto e nessuna intenzione di parlarne. Il mio punto era, le autorità italiane lo hanno saputo, lo sanno, se devono parlarne, devono parlarne loro e non certo io. Tra virgolette. Poi nel 2017 Pietro cade nella trappola, perché per me è stata anche una furba trappola del Vaticano che gli dice: se vuoi che parliamo dei nostri incartamenti, fai la denuncia da noi, lui la fa e ciao. Scurria, FD. Padre Lombardi, la prima domanda è a livello di curiosità. Lei ha riferito di questo suo appunto che, invitato in maniera assolutamente riservata, compare nelle mani di Pietro Orlandi in una trasmissione televisiva. Proprio perché lei ha sottolineato che era stato mandato in maniera riservata a chi doveva esserne il destinatario, non vi siete mai chiesti come questo sia avvenuto? Lo chiedo perché, senza voler dire fosse una controparte, Pietro Orlandi non ha mai lesinato critiche su questa vicenda, nei confronti talvolta anche del Papa stesso, ma in generale dell'ambiente Vaticano. Io leggo questo aspetto a un'altra vicenda, per questo volevo fare questa connessione. Io volevo avere la sua valutazione sulla famosa lista della spesa per il mantenimento di Emanuela Orlandi, che ha dato poi vita alla famosa pista inglese, che ovviamente da molti è stata considerata un falso, mentre alcuni ci hanno invece lavorato un po' sopra. Ne abbiamo avuto qualche testimonianza in questa commissione. Volevo capire se lei fosse informato di questo fatto. Evidentemente sì. Volevo anche capire, in questo caso, che spiegazioni si era dato rispetto a una pista che per taluni era nata all'interno dello stesso Vaticano. Per questo la collegavo alla vicenda dell'appunto comparso nelle mani di Pietro Orlandi. Tralasciando alcune questioni riportate da amici degli Orlandi e familiari e riferendomi solo ad alcune cose che ci sono state dette da magistrati o persone che rappresentavano le istituzioni italiane, vorrei conoscere il suo punto di vista su tali vicende. Più di qualcuno ci ha riferito di incontri di alti prelati del Vaticano sulla vicenda Orlandi. Il dottor Capaldo la volta scorsa riferiva del capo della gendarmeria e del vice capo della gendarmeria, non solo per la vicenda della tomba di Renatino De Pedis, ma anche nel contesto di una trattativa più generale sulla vicenda Orlandi. Qualcuno ha raccontato dell'allora capo, vice capo del SIS de Parisi, che parlava di incontri in Vaticano con altri prelati coinvolti a tutti gli effetti nella vicenda di Emanuela. Volevo sapere se lei era al corrente di questa teoria, se ne aveva avuto notizie e come giudica queste notizie. Sono notizie ufficiali e sicuramente si è fatto un'idea. Presidente, senatore Scurria, preciso che Parisi parlò con il giudice Rando di un diaframma tra lo Stato e il Vaticano. Onestamente, non parlò di un coinvolgimento, a quanto mi risulta, di alti prelati. Lombardi, per noi che abbiamo seguito e conosciuto la vicenda, era chiaro che Paolo Gabriele, maggiordomo, dico io, da tempo seguiva i documenti che passavano nell'ufficio in cui lui lavorava, li raccoglieva e a Nuzzi ne ha consegnato un pacco ingente. Tali documenti riguardavano tantissimi argomenti e i due di cui abbiamo parlato ne rappresentano una goccia microscopica. La vicenda di Paolo Gabriele è particolare. Ricordo che Papa Benedetto Bonanima disse che per lui rimaneva un mistero. Come fosse stato possibile che lui, così vicino, Gabriele evidentemente, trattato così bene, avesse potuto fare una cosa simile. Ci sono state varie interpretazioni su cui io non mi sono mai esposto, da quelli che parlano di interessi economici ai quali io non credo, a quelli che invece parlano di una visione complottistica della realtà. Lui infatti, ad esempio, raccoglieva articoli sulla massoneria e parlava di una sorta di intento a contribuire a una ricerca della verità facendo circolare tali documenti. Io preferirei non entrare in argomento. Ho voluto bene a Paolo Gabriele e alla sua famiglia e sono benevolo nei suoi confronti. Per quanto riguarda le intenzioni, sono più per un'interpretazione di non equilibrio nella visione delle cose, piuttosto che di interessi personali e particolari. Per
Quindi per inciso lui è benevolo perché naturalmente è anche un religioso, noi non siamo tenuti a essere benevoli e quindi ci scandalizziamo sia di chi ha fatto questo sia di chi lo ha ricevuto e pubblicizzato, cioè deprechiamo fortemente e ci chiediamo anche se sia lecito per la legge italiana. Comunque, che lui stesse portando avanti queste attività è risultato più che chiaro dai risultati. Che lui abitasse a pochi metri di distanza da Pietro Orlandi e lo conoscesse bene, questo lo sapevano tutti, non è che ci fosse bisogno di grandi indagini. Che lui, trovando questi documenti riguardanti il caso Orlandi, ne abbia parlato con Pietro, qui non me ne scandalizzo e non me ne stupisco, in quel tipo di situazione erano certamente interessanti per lui. Quindi vi era una considerazione anche personale. Per questo, scusate, una conoscenza, per questo io non mi sono stupito che Pietro Orlandi abbia avuto questo documento, né me ne sono scandalizzato, tanto più che io non avevo di che vergognarmi in nessun modo. Io ricordo che quella sera, poiché non riuscivo a dormire, accesi per caso la televisione e mi ritrovai Pietro Orlandi con in mano questo foglio, a chi l'ha visto. Capii che era il mio appunto e quindi telefonai a padre Georg, chiedendogli a chi lo avesse dato, appunto non, questi rispose non l'aveva dato a nessuno, si cercò di capire da dove fosse uscito. Lo si capì poi, piuttosto rapidamente. Io non ho molto altro da aggiungere. La massa di documenti trafugati li ritrovate se leggete il libro di Nuzzi, che vi dedica tante pagine, anche su altre questioni in cui ero entrato, dandone le risultanze al Papa, pensando che arrivassero direttamente a lui, poi le ritrovai stampate nel libro. Per quanto concerne la cosiddetta lista della spesa, è una parte della vicenda che si colloca al di fuori dell'arco di tempo in cui io me ne sono occupato. Infatti, una volta terminato il mio compito, io ero ben contento di non dover più affrontare certi argomenti su cui avevo dovuto penare. Quindi, in merito devo dire di non avere un'opinione precisa. Propendevo, da quel poco che sentivo, sul fatto che fosse un falso, visto che questo era stato anche argomentato, e non mi spesi più di tanto per approfondire. Alla domanda sui contatti rispondo che il Vaticano è un mondo non infinito, abbastanza piccolo, ma dove ci sono anche tante persone diverse. Prima io precisavo qual era il mio taglio e il mio obiettivo. Il Vaticano, inteso come persone responsabili delle istituzioni, con una responsabilità della gestione, sono le persone di cui io parlo quando parlo del Vaticano e delle responsabilità. Se un Monsignor tal dei tali, molto chiacchierone, e ce ne sono tanti, dice di sapere delle cose o parla con l'uno o con l'altro, per me è ben diverso dalla responsabilità di chi sta celando un documento. Non è corresponsabilità dell'istituzione Vaticana né del Papa. Mi pare infatti che sempre più spesso adesso si portino le responsabilità sempre più in alto allorquando si devono portare avanti delle tesi. Quindi io non ho idea a cosa Parisi alludesse. Che delle persone, anche tante persone, parlino anche abbastanza liberamente di queste cose in conversazioni con l'una o con l'altra persona, questo non mi stupisce. Le cose di cui io parlo e le persone a cui io faccio riferimento sono quelle che a me sembra avessero effettivamente delle responsabilità istituzionali serie. Dunque, padre Lombardi risponde puntualmente, ma soprattutto chiarisce quali siano i passaggi in una procedura, in una vicenda mediatica, quali siano le rispettive responsabilità. Perché se il Vaticano viene considerato tutto un mucchio di gente che ha le stesse responsabilità dal primo all'ultimo, questo dovrebbe valere anche per gli Orlandi.